libro, che in quello siamo scarsi noi, cara. Scusatemi, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Do un benvenuto a Lorenza Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco che sta facendo non so bene cosa. Già sei stato ritardatario, quindi non ci facciamo riconoscere. Buonasera e benvenuti da Io ci sto. Questa sera siamo qui per presentare il libro, scusate se non si vede per il sole, Fila dritto, gira in tondo di Emmanuel Benet, preistorica editore. Prima di iniziare a parlare del libro, io vorrei mandare un saluto proprio dell'autore che non è qui con noi e dopo ci tradurranno un attimo i due ospiti. Grazie mille alla libreria Io ci sto e a Viviana Calabria e a tutti i lettori della libreria. Scusi, non parlo italiano bene, ora parlo francese. Et d'abord, merci de me permettre de me replonger quelques années en arrière dans la rédaction de ce livre qui paraît maintenant en italien, qui est sorti en France en 2016, mais que j'ai commencé à écrire, je crois, en 2013. Donc ça commence à dater un peu pour moi. C'est un livre que j'ai écrit en deux temps. La première version était une version presque théâtrale dans laquelle la grand-mère était vivante et ça racontait une partie de campagne au cours de laquelle la grand-mère racontait beaucoup de mensonges et beaucoup de sottises ainsi que les autres personnages que vous connaissez. Et le personnage de l'autiste avait comme fonction de chaque fois mettre les pieds dans le plat et ramener la vérité même si elle n'était pas bonne à dire. Cette version théâtrale n'a convaincu personne, ni les amis à qui je l'ai fait lire, ni les éditions Verdier. Mais en revanche, tout le monde m'a dit, c'est très intéressant, le personnage de l'autiste est à garder. Alors j'ai gardé ce personnage et j'ai transposé la situation aux funérailles de la grand-mère, mais en gardant par ailleurs à peu près les mêmes souvenirs, les mêmes séquences de divulgation maladroite de la vérité, sachant que par ailleurs j'étais tout à fait nourri par mon travail de psychiatre qui à l'époque m'amenait à travailler avec des autistes et à découvrir le monde assez étrange et fascinant de ces personnes qui n'ont pas accès vraiment à la métaphore. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite très bonne continuation. Eccoci. Allora, lo so, non era preparato, non vi avevo chiesto di tradurre, quindi giusto. Ma se io ci ho preso appunti, anch'io. Ah, vedi. Facciamo a gara? Dai, traducete. Ho segnato più cose. Vai, cominciamo. Però io traduco anche la parte che ha fatto in italiano perché voglio fare l'accento suo, va bene? Buongiorno, io ci sto, Viviana Calabria. Sono molto contento di essere a Napoli, anche se solo virtualmente, con le mie traduttrici. E di chi parla questo libro? Ho perso gli appunti, allora dice, a parte gli scherzi. Dice che questo libro, ormai ha qualche anno, è contento, che ringrazia Viviana Calabria e ringrazia la libreria che gli ha dato occasione di tornare con la mente all'epoca della stesura di questo romanzo, che comincia a essere un'epoca abbastanza remota, perché il libro
è uscito nel 2016, ma lui ha cominciato a scriverlo nel 2013 addirittura, quindi grazie anche a Preistorica Edizioni che ha scelto di pubblicarlo in Italia. Gli unici che non ha ringraziato siamo noi. No, scherzo, Emmanuel, non ti incazzi. E quindi la citazione della Gatta Cenerentola, questa non è una volgarità gratuita. E poi ci ha detto una cosa interessante: questo libro comincia ad avere la sua età ed è stato scritto in due riprese, anzi è stato scritto e poi riscritto. Nella prima versione era un testo di taglio teatrale, o addirittura, se ho ben capito, proprio concepito come una pièce teatrale, quindi lui si immaginava anche una mise en scène del testo. E il personaggio, che poi è la voce narrante, il protagonista, che è anche la voce narrante di questo ragazzo, che non ha un nome, ha una lieve forma di autismo, era la coscienza vigile di questo gruppo di personaggi, e la nonna, che senza... noi dobbiamo ora dire di che parla il libro, ma senza rivelare troppo, nel libro c'è... assistiamo a un monologo interiore, ascoltiamo in presa diretta i pensieri di questo non è un ragazzo, perché poi credo che abbia 40-45 anni, però in certi momenti sembra un bambino superdotato, ed ha una vera e propria mania per la verità, è un'allergia alla menzogna, un'allergia seria, perché proprio assimilabile a quella patologia che porta proprio ad avere dei conati di vomito, cioè non soltanto, non è solo legata all'autismo, e ci sono alcuni che hanno un tale disgusto per le bugie, insomma, per la menzogna, da sentire un disagio proprio fisico quando sono costretti a dirle, oppure quando sentono qualcuno che le dice. Quindi, tornando a quello che ha detto Venè, nella prima versione, che era proprio come una pièce teatrale, oppure così assimilabile a un testo teatrale, la nonna non era morta, non erano i funerali della nonna, come poi nella stesura definitiva, in forma narrativa, in forma di romanzo che coincide interamente col flusso di coscienza di questo personaggio. Non c'è una cerimonia funebre, non c'è una officiante che tesse le lodi della defunta, si tratta di un pranzo di famiglia in una casa di campagna, e la nonna è viva e parla solo lei, tiene banco, tiene proprio la scena, e riserva al suo auditorio una serie di stordisce il suo auditorio con una serie di sciocchezze e di bugie, e l'unico che il personaggio che però in quel momento forse era più strumentale, a cui era affidata la funzione di smontare questa inguaribile, invincibile tendenza alla bugia, all'impostura che è della nonna, ma anche di tutti gli altri che sono complici, diciamo, di questa impostura collettiva, di questa impostura familiare. Ecco, questa funzione di smascheramento e anche la funzione del guastafeste, perché lui ha usato un'espressione che è mettre le pieds dans les assiettes, non mi ricordo, dal plat, cioè di dare fastidio, di pestare i piedi a tutti, di guastare la festa, di fare il guastafeste. Questa funzione è affidata al personaggio dell'autistico. Però questa prima versione lui l'ha fatta leggere in dattilo scritto, la fa leggere ai suoi amici, e insomma nessuno sembrava troppo convinto della forma del testo, e soprattutto non sembrava molto convinto l'editore, che è l'editore Verdier, un editore francese straordinario, molto esigente. Però sia gli amici che l'editore gli hanno risposto che l'idea era ottima, e che soprattutto era bello questo personaggio, che diventa il personaggio centrale, questo personaggio
che ha questa lieve forma di autismo. E poi sì, quindi rimangono nella versione non più teatrale, non più, ma proprio nella versione narrativa che fa assistere a questo flusso di coscienza, cioè mette il lettore in contatto con la mente del personaggio, rimangono le stesse sequenze discorsive, cioè in sequenza vengono riproposte le stesse mezze verità o le stesse bugie che vengono smascherate l'una dopo l'altra, perché c'è questa specie di gigantesca impostura, questa divulgazione di una gigantesca menzogna familiare, perché alla menzogna, diciamo, fondativa su cui si basa tutto il clan, si sommano tante piccole bugie collegate, fanno più o meno tutte capo alla nonna, ma sono complici, volenterosi e zelanti anche tutti i familiari, che sono tanti, se contiamo anche le cugine e il cugino, le due zie tremende. E quindi un'altra cosa che ha detto è che lui ha sfruttato un po', questo l'ho anche scritto forse in dei lo ha detto in un corso di interviste che abbiamo letto. Lui di mestiere fa lo psichiatra, quindi ha sfruttato in qualche modo la sua esperienza clinica, la sua conoscenza della mente autistica, perché dice di aver avuto a che fare per molto tempo con persone che non hanno accesso diretto, accesso immediato, oppure non hanno accesso tout court, al regime della metafora e quindi proprio alla retorica, che spesso è mendace. Ecco, più che una traduzione, ho fatto una parafrasi commentata del saluto di Benet, che però forse ci torna utile, perché ho cominciato un pochino a dire quali sono i temi del libro. Noi non sospettavamo di questa origine, questa è una cosa che ha svelato per la prima volta, così in anteprima, alla libreria, cioè di questa prima versione non narrativa. Ecco, e vi ho già tolto mezz'ora di tutto il totale. Beh, vedi, complimenti, meno male che è una cosa non preparata, praticamente hai tradotto tutto, quindi insomma non immaginavo che avessi detto tutte queste cose. Ovviamente, vista la mia conoscenza scarsissima del francese, non immaginavo. Tra l'altro, appunto, abbiamo già iniziato, siamo già entrati nel vivo, quindi un po' del romanzo. Io spero che non si sentano troppi rumori, sto facendo un casino in questo bar andando avanti e indietro, ma ce la possiamo fare. Allora, non so, hai già detto un po' l'autore chi è, uno scrittore, uno psichiatra. In Francia è stato tradotto da grandi editori e ha vinto anche dei premi. In Italia invece questo è il primo libro che viene tradotto da noi, da Prestorica, che salutiamo. Infatti prima ho visto, insomma, che ci stanno già seguendo, quindi ringraziamo per questo evento e per avermi fatto leggere anche questo caso in anteprima il libro, e quindi siamo qui. Di Lorenzo e di Giuseppe in realtà non so tantissimo. Siete dei traduttori, avete tradotto di tutto. Di Giuseppe so che è anche uno studioso di Proust. Avete tradotto insieme Simenon, Glossowski, insomma, veramente tantissimo. E infatti torneremo successivamente proprio sulla traduzione, ecco, che fate praticamente in coppia. Quindi è un aspetto che mi interessa molto, però come diceva prima Giuseppe, magari iniziamo proprio dal libro, quindi iniziamo a parlare un po', della trama del libro. Giuseppe, mi aiuti tu, vero? Perché lo so che ci tieni Sì, una particolarmente. Allora, come abbiamo detto, il cosa che mi narratore. riesce peggio, però come dicevo prima, magari Lorenza mi aiuta nell'arte del Sì, ti riassunto, piace. ecco, rispetto alla prima versione non è un pranzo
un pranzo in famiglia in una casa di campagna, in realtà resta traccia di questo tema, sì, dei pranzi domenicali. Poi a un certo punto questi pranzi invece cominciano a farli questo ospizio che lui si ostina a chiamare non ospizio o casa di riposo, ma lo chiama con un eufemismo, quindi all'inizio sembra che lui stesso sia vittima di queste strategie retoriche che, diciamo, sono o menzogniere o mendaci, oppure che tirano attorno alla verità delle cose, alla verità dei fatti. Invece non si tratta di una formulazione eufemistica, è che lui parla proprio come un libro stampato. Quindi se la prima volta dice che la nonna per molti anni, da quando smette di essere autosufficiente, vive in questa clinica, mi pare che noi abbiamo tradotto clinica per anziani non autosufficienti, poi ci siamo accorti che due pagine dopo e poi di nuovo e poi di nuovo e poi di nuovo tornava sempre questa dicitura, perché lui ha questo personaggio è legato alle parole in un senso e anche in un altro, che è un senso completamente opposto, se vogliamo, cioè al significato delle parole, quindi alla piena corrispondenza tra i significanti e i significati, tra le parole e le cose, a una corrispondenza onesta, cioè una piena sovrapponibilità fra i significanti e ciò che i significanti significano, con una certa ingenuità, perché c'è un po' un personaggio intelligentissimo, però l'ingenuità dov'è? È per esempio nel fatto di credere che ad una parola, o da una parola, insomma, ad un enunciato possa corrispondere un solo concetto, un solo significato, e così non è. Quindi all'inizio del romanzo capiamo subito di essere nella mente del personaggio, perché anche la voce narrante, l'io narrante, mentre lui pensa e noi stiamo lì a ascoltare i suoi pensieri, vengono registrati come impresa diretta, inizia questa cerimonia funebre, perché è morta la nonna e un officiante che non la conosceva, è una beghina, è un'officiante pagata, assunta dalle figlie della defunta, quindi dalle zie della voce del personaggio che è l'io narrante, per dire qualcosa sulla defunta. In realtà dice parecchio, ma sono tutte cose inventate, perché non l'aveva conosciuta, quindi si basa su quello che le è stato riferito da chi, dalla famiglia che l'ha assunta, e in fioretta abbellisce, ricama, e quindi si creano molti effetti comici, perché questa donna era un concentrato di vizi e di difetti morali, proprio quasi il male, perché era bugiarda, avara, opportunista, egoista, traditrice, quindi una donna infedele, una madre degenere, non particolare, cioè che finge attaccamento alle figlie, ai nipoti, ma in realtà è una donna egoista e parla male di tutti, quindi anche pettegola, è ignorante, poco curiosa, cioè fa delle gite, va in visita ai castelli della Loira in Provenza, e non si mostra minimamente incuriosita dalle bellezze delle regioni che non siano quelle in cui lei è cresciuta, e ovviamente anche omofoba, razzista, detesta un genero che ha la sventura di essere ungherese, che lei confonde, ovviamente non è assolutamente in grado di capire la differenza fra un ungherese e altri stranieri, che per lei sono tutti uguali, sono tutti impostori, tutti ladri, tutti approfittatori, e tutti lì pronti a
fregare le povere ragazze francesi ingenue per avere la cittadinanza. Quindi è questo mostro, dice proprio così René, che stiamo seppellendo oggi. Quindi lui dice, cioè siamo noi lettori a beneficiare invece di una sistematica correzione del tiro, quindi ogni bugia più o meno grossa viene smontata, viene smantellata, perché cioè viene registrata tutto il discorso mendace di questa donna, di questa beghina che recita l'elogio funebre, e poi anche tante cose che tutto il parentado dice sono false, vengono riportate alla vera verità. E questa è la struttura. Quindi lui non ha riguardi per nessuno, forse con il padre leggermente più indulgente, perché il padre è il meno disonesto. E poi si ricorda di uno dei nonni, dei due nonni che sono le vittime, diciamo, della situazione, in particolare uno che era un uomo anche lui onesto e amante della verità, a prescindere da questo disturbo invece il protagonista ha, che è un disturbo serio che lo rende, come dicevamo prima, allergico alla non verità, e quindi fino alla fine c'è, cioè lui ha in serbo batoste per tutti quanti, perché non è per niente tenero, non è per niente indulgente. Una cosa che gli manca del tutto è l'indulgenza. Quindi non, la trama è questa, cioè è stato accostato a romanzi di Lorenza, aiutami, quell'autore, Sì, carico. Bernard. Bernard, ecco, questa ferocia è in Gioco al Pietro. massacro. Sì, Esatto, questo gioco al sembra proprio massacro, gioco al massacro. questo grande spiattellamento di segreti di famiglia, questo è stato usato da Maria Finardi, che salutiamo, l'ho intravisto prima, anche proprio per fare la quarta di copertina, se non vado errato. Come vedete, io non sono bravo a dire di che parlo un libro, e sto andando proprio a braccio. Sono nel bel mezzo di un trasloco, c'è da dire questo. No, invece sei stato bravissimo perché in effetti appunto è una si svolge tutto appunto nella testa del protagonista che si trova in questo ad assistere al funerale della nonna e quindi da lì comincia appunto tutto questo racconto di tutta la famiglia, di anni e anni di storia familiare, quindi racchiusi in poco tempo. E io avevo scritto in una recensione che ho fatto che mi ci sono tra l'altro ritrovata tantissimo nel protagonista, che è asociognosico, quindi lui praticamente non accetta il compromesso, le convenzioni sociali, ed è una cosa che effettivamente tutti noi vorremmo riuscire a fare, ma in realtà ovviamente non è possibile vivere in società in questo modo. Lui ovviamente non ha scelta, nel senso appunto come dicevi tu è un qualcosa di imposto, però ecco ti fa secondo me molto riflettere su quella società. Io spero che si senta qualcosa perché io mi sento assento. Quindi sì, questo sicuramente è molto interessante. Poi lui è molto critico anche nei riguardi della Chiesa, quindi dei funerali, insomma, dei sermoni che vengono fatti in chiesa, perché effettivamente comunque anche qui mi ci rivedo sempre tanto. Chi mi conosce bene lo sa, ogni volta che parliamo di chiesa io vado un attimo, mi innervosisco perché insomma non voglio qui entrare troppo nel dettaglio, però ok, si sente, quindi già è qualcosa. Però ci sono altri aspetti invece che vorrei chiedere. Intanto tu parlavi delle parole, quindi del linguaggio, Giuseppe. E il protagonista, la voce narrante, è uno che ama la verità e soprattutto, appunto, secondo lui ecco, esiste un solo senso. Non ci sono sfumature. Dall'altro lato c'è questa ossessione che ha per lo Scrabble. Esatto.
Esatto. È proprio agli antipodi, diciamo, perché in quel caso che parla della vera verità, sì, e in quel caso mi è stato chiesto come mai, c'è un po' una contraddizione se vogliamo, no? Perché lui è un grande appassionato di scarabeo. Ora, per esempio, io ho molti amici cari, Lorenza mi potrà confermare, che sono appassionati di giochi enigmistici, di rebus, amici scrittori che adorano l'Ulipo, lo Plepo, e che sarebbero capaci di scrivere interi racconti con dei vincoli formali molto molto vincolanti, e poi amici e parenti che passano intere giornate, intere fine settimana a fare la settimana enigmistica, solo le cose più difficili. Quindi, fra l'altro, il personaggio a cui alludo, che forse si sta ascoltando, da un lato appunto passa il suo tempo a fare a matita gli schemi più difficili, quindi quello di Partezaghi e pochi altri, e poi però non dice una bugia manco pagata, per esempio una bugia al telefono, dice: ma per favore mamma, non la mia, no, per favore, questo poi mi tiene 2 ore, le puoi dire che non ci... No, io non le dico le bugie, ma non per un fatto di non fai il peccato e di andare di stare più tempo in purgatorio, però per un fatto di onestà, cioè le bugie non si dicono, non le dicono i bambini, e quindi neanche gli adulti e neanche gli anziani, e quindi quindi queste persone così attente a questo rapporto tra le parole e le cose, poi quando fanno la settimana enigmistica si dilettano con le charade, i giochi di parole e tutto quanto, si innamorano, e secondo me è anche un canale di sfogo, no? Cioè altrimenti tutta questa tensione che c'è rispetto al tema della piena corrispondenza, della totale sovrapponibilità di significanti e significati, è stressante, no? È una cosa, una tensione insostenibile. Quindi, nel caso del nostro personaggio, lo scarabeo serve perché lì i significanti, non è importante il significato legato a quei significanti. Per cui dice il personaggio, questo è un problema di traduzione interessante, verbi, sostantivi che afferiscono ad ambiti come vivere e morire, vita e morte, oppure cioè, tutte coppie antitetiche, antonimiche, hanno lo stesso valore perché danno lo stesso punteggio. Lì perché faccio fatica a trovare un esempio, perché vita e morte non è lo stesso numero di parole, quindi non dà lo stesso punteggio. In francese funziona, non è soltanto il numero delle parole, anche il valore di alcune parole, lettere rispetto ad altre, che dà un punteggio e che può equivalere ad un altro punteggio dato da una parola di significato praticamente opposto. Allora lì c'è un po' il sollievo di vedere che non soltanto parole che non c'entrano nulla proprio dal punto di vista semantico l'una con l'altra, ma anche parole che nel discorso dotato di senso fanno a cazzotti, invece pesano uguale, hanno lo stesso identico peso. Secondo me è un modo che lui ha, insieme a pochi ad altri, collezionare, non mi ricordo che cosa collezionare, libri libri sui disastri aerei. La passione dei disastri aerei, perché è un appassionato di aeronautica, però di disastri aerei, ma soltanto dell'aviazione civile, quindi non di battaglie aeree. Allora sono delle valvole di sfogo per lui, che allentano, secondo noi, perché ne abbiamo parlato, e Lorenza, questa tensione rispetto alla verità di ogni singola parola, di ogni singola virgola. Siccome abbiamo parlato di questo poi porta anche a dei problemi che abbiamo avuto io e Lorenza, che spessissimo facciamo questa, che chiamiamo traduzione cooperativa, traduzione a quattro mani,
forse sarebbe il caso di dire qualcosa su questo aspetto. Non è che questo testo non poneva problemi insormontabili, perché non è pieno di trappole, di insidie, pieno di giochi di pieno zeppo di giochi di parole o di vincoli, come invece certi testi sono. Poi ci sono alcuni traduttori che sono ben contenti di tradurre testi così complicati da trasporre nella lingua d'arrivo. Io, per esempio, non appartengo affatto a questa categoria, quindi per fortuna invece Lorenza ha quella tenacia, in particolare. No, io non appartengo. Sì, 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 no, non appartiene, ma quella tenacia ce l'hai, però. Quindi quando bisognava far tornare i giochi di parole lunghi elenchi, un altro gioco che a lui piace molto, ahimè, è quello che noi chiamiamo, nomi che voi chiamate nomi cose e città, che io da bambino ho sempre chiamato. No, si chiama così, si chiama nomi, cose, fiori, frutti, cantanti, città, perché avevo più categorie, invece voi no, e quindi peggio per voi era un'espressione dell'infanzia più misera. Non è vero, io ho sempre fatto con tante categorie, però per far prima si diceva tutti nomi, cose, città, esatto. Però poi si mettevano dicevo, ero come l'autista, dicevo tutte le cose, dicevo nomi, fiori, frutti, cantanti, città, perché dovevo sapere a cosa andavo, cosa stavo proprio. Poi mi dicevano, no, ma i cantanti non li mettiamo, cioè, no, abbiamo detto che giochiamo a nomi, fiori, frutti, allora i cantanti ci devono essere anche. E quindi lui fa questi passi, passa questi, tutto questo tempo a fare questi elenchi di nomi, di rettili, di insetti, di pesci, eccetera. Un'altra fissazione è quella per i nomi della felicità. Ecco, questo per esempio non ce l'abbiamo in italiano, noi non diciamo nomi della felicità per indicare dei nomi di persona. Brigitte Bardot, per esempio, BB, nome di battesimo e cognome, hanno la stessa iniziale, come il mio, Giuseppe Gimondi, come quasi la Lorenza di Lella, se non fosse per quel che indica la sua origine nobiliare, che non sarebbe niente. Per questo è stato complicato, abbiamo dovuto inventarci di sana pianta delle cose, perché altrimenti non tornavano i giochi, ma soprattutto i punteggi non tornavano, perché Scarabeo in ogni paese ha un, in ogni paese, in Italia, cioè in Francia e in Inghilterra, in America, non so quante versioni ne esistono, ci sono almeno tre o quattro modi diversi di contare i punteggi per cambi di regolamento. E ovviamente per noi X, Y, W sono lettere rare, invece non è così, senz'altro in Inghilterra, e su questo passo la parola all'esperta. L'esperta mondiale di Scrabble. No, come diceva Giuseppe, era un testo che non poneva problemi immensi. Quelli che ci hanno fatto perdere più tempo sono stati proprio questi quasi enigmistici, e quindi la ricerca delle parole, cercando di mantenere che ne dicesse il protagonista, cercando di restare fedeli al significante, perché poi lui dice sì che gli piace lo Scrabble perché non deve preoccuparsi del significato, ma soltanto del significante, e quindi contare il valore delle singole lettere è solo quello che conta, e vita e morte hanno lo stesso peso. Però poi contrappone vita e morte, e cioè faceva degli esempi con delle contrapposizioni ben precise, in cui metteva accanto concetti opposti. E noi, visto che il traduttore è in genere un personaggio un po' maniacale, quasi come il protagonista del romanzo, allora noi da traduttori maniacali abbiamo cominciato, poi a un certo punto uno si ammorbidisce, però soprattutto all'inizio abbiamo cominciato a cercare parole che avessero realmente lo stesso, dessero realmente lo stesso punteggio, perché poi pensavamo, arriva il grande giocatore di Scrabble o di Scarabeo e dice io non mi trovo, e ci viene a contestare che noi abbiamo così banalizzato perché se noi avessimo messo al posto di vivere e morire secco e umido, beh certo umido, ma è il contrario di secco, ma che, di che sa, però non aveva più senso, quindi abbiamo cercato almeno in realtà poi il trucco è stato cercare parole che dessero realmente un punteggio simile, ma poi aggiungere un quasi lo stesso punteggio, e semplice, perché in alcuni casi veramente che non era complicatissimo, no, ma poi onestamente diciamo appunto uno all'inizio si fissa, ma
in realtà poi non aveva neanche veramente senso, era più intelligente mantenere vita e morte, magari uno metteva vivere e morire invece di vita e morte se funzionava meglio, per cercare di restare un po' fedeli, però non respirare e soffocare. Avete messo ventilare e soffocare. Ventilare abbiamo messo, perché c'erano le due F in soffocare che danno un sacco di punti. Ma ventilare, tu chi è che ventila? In questo periodo dovremmo sapere l'operatore sanitario che ventila, no? Eravamo perfettamente in epoca. No, l'altra cosa è che poi uno... il problema dello Scrabble in realtà poneva anche un altro problema su cui abbiamo a lungo discusso e poi magari il lettore non ci pensa. Quale Scrabble? Nel senso che c'è sempre un gioco, no? Quando uno traduce un testo, e questo con culturemi d'altro tipo pone problemi molto più gravi, secondo me, di quello dello Scrabble, però comunque lo Scrabble, il protagonista con quale Scrabble gioca? Può mai giocare con uno Scrabble italiano? No. Allora dobbiamo ipotizzare che il lettore pensa, vabbè, ma quella è la parola in francese, qui comincia un gioco. È un po' come per i film doppiati, no? Ci sono un sacco di incongruenze quando uno al cinema lo vede doppiato e non in versione originale, e però c'è quella sospensione dell'incredulità, e allora uno accetta quell'aspetto che dal punto di vista metalinguistico non torna, perché fa parte del gioco, dell'esperienza, della percezione, dell'esperienza estetica. Allora anche qui è ovvio che è tutto in italiano, ma i punteggi sono calcolati nella versione francese, che poi credo che sia uguale a quella inglese o a quella americana, non mi ricordo, tu lo sai. Non lo so, io ho confrontato italiano e francese, no, è anche il motivo per cui poi alla fine abbiamo scelto di lasciare Scrabble invece di Scarabeo, anche perché per quelli della nostra generazione esisteva soltanto lo Scarabeo, però oggi effettivamente se si va nel negozio di giocattoli si trova lo Scrabble, e quindi questo ci ha semplificato per esempio questo problema, perché abbiamo potuto mettere Scrabble serenamente. L'altro problema, quello che diceva lui degli elenchi, anche è stato divertente trasporre i lunghissimi elenchi, gli animali, le capitali che non ritornavano, perché in italiano non cominciano con le stelle. Io all'inizio ho detto, vabbè, ma sulle capitali copiamo uguale, no, perché le capitali non iniziano tutte con la stessa lettera, e quindi ci mancava qualche lettera. Anche qui per esempio Ulan Bator. E con la O per loro con, la O. Con la U, e quindi non ce l'avevamo quella con la U. Per fortuna questi elenchi sono maniacali, incompleti, anche i suoi sono incompleti, ma ne mancano uno o due all'appello, sia di rettili che di capitali, per cui noi siamo riusciti a metterne una che non c'era, abbiamo levato quella che non trovavamo. Con i rettili poi come si gioca? Rettili, insetti, quello che è. Ci sono i nomi regionali, cioè il nome latino. Ecco, per esempio, questa è una cosa interessante in generale, non dei regionalismi. Il fatto di poter attingere o di non poter attingere all'italiano regionale, noi su questo abbiamo un'idea, diciamo, condividiamo lo stesso, cioè, non è facile, anche quando ci sono degli effetti argotici, soprattutto, cioè il francese ha molti livelli intermedi, e comunque ha una cosa che noi non abbiamo, che è un registro colloquiale alternativo alla lingua formale ingessata, scritta. Noi ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo in ogni regione diverso. Abbiamo gli italiani, non il francese, che può essere parlato in periferia e che somiglia nella periferia, nelle banlieue di Parigi e nelle banlieue di altre, magari non di tutte le città del sud, dell'estremo nord, però c'è questo tessuto, invece noi non ce l'abbiamo, quindi certe volte il traducente lo possiamo andare a pescare dall'italiano regionale, quindi abbiamo la tentazione di mettere un meridionalismo noi, oppure un collega, una collega del centro-nord, o diciamo del nord, un lombardismo, un venetismo, quello che è. Ma certe volte per creare degli effetti si può fare, però molto spesso non possiamo. Questa è la grande
la grande difficoltà, cioè dare quel tono colloquiale, familiare, parlato, molto parlato, però darlo più attraverso i costrutti, non attraverso le scelte lessicali. Mi era venuto in mente un'altra cosa a questo proposito, non me la ricordo più, a proposito dei nomi degli animali, cioè, perché ogni tanto viene fuori delle cose comiche, e va bene, questo è un testo che è abbastanza comico, però l'importante è evitare sempre il comico involontario, ecco, quando si traduce, quello forse magari sì. Tra l'altro, proprio per questa cosa dei regionalismi che hai detto, abbiamo avuto con noi la traduttrice di Alice Walker non molto tempo fa, sì, che è napoletana, e lei infatti spiegava appunto che... È Andreina. Sì, è molto simpatica. Che effettivamente il napoletano spesso l'ha aiutata appunto nella traduzione dello slang, se così vogliamo dire, degli abitanti del, sì, sud, quindi quelli meno acculturati, insomma, quindi lo usano di più, però per quanto riguarda l'americano magari rispetto al francese. Sì. Quindi... No, è che da un lato è una ricchezza per noi, no? È una ricchezza il fatto di avere tutti questi italiani regionali al plurale, e dall'altro il problema è che non c'è una lingua di sintesi, anche se la televisione, soprattutto certi comici, c'è quell'italiano televisivo dei comici che ha messo in comunicazione i giornalisti che vengono da varie regioni o da varie macro regioni, il sud e il nord, e poi Roma più che altro. Però non è che possiamo far parlare i personaggi, certe volte può funzionare, per esempio pensate ai Simpson doppiato, quelli proprio parlano con un accento oppure parlano con degli idiotismi, proprio con delle parole dialettali, non parlano un italiano regionale, o meglio, sì, un italiano regionale ma si sente moltissimo l'accento, ecco. Allora, che succede? Io ho ben presente come parlano i personaggi di Pennac, quella è una lingua che Yasmina Melawa ha inventato, e che per inventarla doveva per forza montare insieme dei lemmi, delle espressioni che vengono da macro regioni, però. In altri casi, con tutta, diciamo, può sembrare interessante, bello, è molto una grande tentazione, però certe volte bisogna vedere se funziona sì, ma se non funziona non si può fare, cioè, oppure deve essere talmente l'equilibrio deve essere tale fino nelle più riposte pieghe, però è molto delicato, una cosa molto rischiosa, molto molto molto, per fortuna non ci sono mai capitati degli autori che questo problema lo pongano in modo che noi traduciamo molto spesso a quattro mani, ma siamo un gruppo, siamo tre napoletane e un napolide, sono io, e una bolognese, Francesca Scala, Lorenza e Federica Di Lella, che è la sorella di Lorenza, e Maria Laura Vanorio, che è napoletana pure lei. Ogni tanto carichiamo a bordo qualche altro personaggio, qualche scrittore, qualche giovane di bottega, però ci occupiamo, no, io no, perché non traduco, traduco solo dal francese, invece la più dotata, la più versatile, la più presente, che traduce anche dall'inglese e dall'inglese americano e dallo spagnolo, ma anche da tutte le varianti latinoamericane. Infatti l'altro grande personaggio è Loris Tassi, che è il direttore della collana Gli Eccentrici di Arco Iris, e quindi siamo un bel gruppetto, ecco. Questa cosa della traduzione a quattro mani o cooperativa, molto spesso a quattro mani, cioè un tandem, è una coppia, però può succedere anche che si lavori in tre, per esempio una raccolta di racconti, ecco, quella sì, si presta
a una traduzione, a più voci. Allora, è successo anche di fare, ci deve essere un curatore che poi guarda, magari cerca di guardare con attenzione anche chiede all'editore un giro ulteriore di bozze, però lì ci siamo divertiti con dei libri che abbiamo fatto per clichy, per potrimenti, quindi anche i racconti di Proust, racconti di Julian Green, anche racconti molto brevi. Lì si possono davvero, ci si può mettere anche in cinque, si può mettere in sei, perché è più facile dividere il testo e poi fare questa revisione incrociata. Con un romanzo è un po' più complicato. Scusa. No, anche perché in quel caso sono comunque testi autonomi, cioè per quanto una raccolta di racconti abbia o possa avere un filo conduttore, quindi una coerenza stilistica, però essendo racconti un'altra... Invece per clichy con Francesca Scala e con Federica traducemmo un libro che era un libro a più voci, e quello anche come esperimento di traduzione a sei mani fu interessante, perché ognuna di noi praticamente interpretava una voce, erano diverse voci che raccontavano la stessa storia da punti di vista diversi. E là essere in tre era alla fine risultava utile, perché erano anche scritti con ogni voce aveva una connotazione particolare, aveva il suo tono, aveva le sue caratteristiche. Sì, era, se non vado errato, come perché era io sono Lê. Il sì, biografo sì, del gruppo, era Linda Lê, questa autrice franco-vietnamita, era come un'onda improvvisa. In realtà lì mi pare che anche in quel caso, come al solito, il problema fosse anche il tempo, cioè di riuscire a fare in tempo il libro, e quindi ovviamente fu uno dei primi forse esperimenti. All'epoca capimmo che tradurre a quattro mani, a sei mani, non significa necessariamente metterci meno tempo, perché si somma la maniacalità di ciascuno e quindi il tempo che si guadagna da una parte si perde. Tornando indietro, uno manda, di solito noi lavoriamo, ci dividiamo il testo, poi ce lo scambiamo, si fa una rilettura incrociata, poi lo si rilegge insieme. E il momento più drammatico è quello in cui uno riceve i dubbi dell'altro, no? Riceve il proprio testo revisionato dall'altro. Uno aveva mandato un bel testo in bianco e nero e torna indietro una specie di patchwork di tutto colorato, con annotazioni, interrogativi, commenti, dubbi. Il problema non è di correggere l'altro, il partner, certo. È di suggerire un'alternativa, oppure fare l'avvocato, non l'avvocato del diavolo, fare un po' l'avvocato all'altro, e quindi è molto bello, ma non è un metodo che ci consente di tradurre 20 libri all'anno, perché non è che così, come credono forse alcuni profani, così allora traduciamo di più certi parenti, che dicono, allora così è facile, ma quanto ci mettete? A tradurre un libro, sì che non, può essere di 120 pagine, 150, quanto ci mettete? Una settimana? Allora lì, diciamo, ci viene quasi una mossa, oppure ci viene un attacco di riso isterico, perché non ci mettiamo certo una settimana, perché una prima stesura uno ci può mettere anche 5 minuti a fare una cartella, però poi quella è una prima stesura che è lontanissima dalla stesura definitiva. C'è un esempio illustre di questa modalità che diceva Lorenza, ed è un libro che è stato un best seller, un long seller di E.O., e c'è L'eleganza del riccio, L'eleganza del Risson. Perché lì fu un'idea dell'editore, credo, di Ferri Ozzola, cioè di affidare la voce della portinaia e la voce dell'adolescente un po' disadattata a due traduttrici, che sono Emmanuelle Caillat e ora non mi ricordo l'altra, mi scuso con la collega, che hanno parlato anche ai seminari, alle giornate della traduzione. Sgoogla un attimo, dimmi una... che hanno parlato spesso e volentieri Cinzia di questa modalità. Cinzia Poli, che fra l'altro ha tradotto anche autori che abbiamo tradotto anche noi, per esempio La Ferrière, mi pare. Poli e Caillat,
E allora lì più ha veramente un senso il fatto di come se uno doppiasse un personaggio e l'altro ne doppiasse un altro, è anche più facile, no? Perché a te spetta quella voce lì con le sue caratteristiche, quindi la portinaia, che poi è una grande appassionata di classici, però magari parla in un modo come ci sia, come forse ora non me lo ricordo, come troppo tempo fa, come i condomini si aspettano che parli una portinaia, vedova, burbera, e la ragazzina anche lei parla in un altro modo. Poi sicuramente poi le due traduttrici sono lette a vicenda, visionate a vicenda, però ognuno è responsabile della voce di un personaggio, due personaggi che erano volutamente molto diversi, quasi agli antipodi, ed è proprio questa loro complementarità, diversità, che cementa la grande amicizia, che loro sono ai margini di questo microcosmo che è quel condominio, se ricordo bene. Tu te lo ricordi meglio, Lorenzo, il libro? Sì. Bugiardo. Neanche io me lo ricordo benissimo, pur avendolo letto, ma era tanto tanto tempo fa in questo caso, quindi non fa niente. Lorenza, tu prima invece mi dicevi appunto di come avete affrontato la traduzione in tandem di questo libro. Allora, invece questo libro era appunto l'esatto opposto di quello che citavo prima, nel senso che è un'unica voce che parla dall'inizio alla fine in un lungo monologo con un ritmo molto preciso, con delle scelte stilistiche molto precise. E in realtà noi un po' per caso, un po' per scelta, questa volta abbiamo lavorato in modo diverso dal solito, nel senso che non abbiamo diviso il testo a metà, ma ci siamo alternati nelle stesure, per cui io ho fatto una prima traduzione, Giuseppe poi l'ha presa in mano e l'ha modificata, poi l'abbiamo riguardata insieme. E secondo me però, per quanto c'è stato un elemento di casualità nella decisione, in realtà è stato un caso fortunato, perché era importante, secondo me, in un libro come questo avere una voce continua e quindi seguire la voce del protagonista dall'inizio alla fine, calarsi nella voce del protagonista e identificarne tutte le idiosincrasie, le fissazioni, le ripetizioni. Parla con un libro stampato, in questo caso, per riallacciarmi a quello che aveva detto Giuseppe, non abbiamo avuto problemi di parlato, perché ha una scrittura molto, molto precisa, molto poco colloquiale. Quindi, perché è proprio nerd, e come certi alunni miei, bravissimi, che parlano come lo stampato, non perché imparano a memoria quello che hanno studiato, ma perché ne ho due che li chiamiamo Piero e Alberto Angela, che proprio parlano proprio come il testo di un documentario, quindi alta divulgazione. Lui è così, è il suo nerdismo, magari è sui libri, non sui computer, è sui disastri aerei, è sui giochi di società, e sui nomi cose città. Vedete, perché c'è il rimbombo? Non lo so. Sì, ho risolto. Okay. Non c'è più, credo. Ok. E quindi c'è questa mania per la precisione terminologica, per la precisione lessicale. Quindi ogni personaggio ha un epiteto che viene ripetuto. Che viene ripetuto. Però c'è sempre questo rientro. Lo senti? Io non lo sento. Forse sono io che ho aperto Facebook. Forse sì. Io non lo sento. Non lo sento più neanche io adesso. Ok, okay. No, e comunque sì, infatti, quindi l'uso di determinate locuzioni che si ripetono, definisce ogni personaggio in un certo modo, e comunque ha un flusso di parole continue, secondo me è stato utilissimo. Per me è stata come una lettura la prima stesura della traduzione, e anche farla a una certa velocità, in un certo senso, è stato in questo caso utile a calarne nel personaggio. Poi è intervenuto Giuseppe, che questo non so, è una scelta quella di non leggere prima tutto e poi mettersi a tradurre. Spesso è una scelta, uno vuole così è più divertente, perché scopre a mano
che avanza una riga al giorno, no? Perché tanto quella è la nostra media, a poco negli anni scopre poi come va a finire il giorno, no? Invece altri se lo leggono d'un fiato e poi sanno come va a finire, a parte il come va a finire, c'è cioè certe cose, certi aspetti che determineranno poi delle scelte, uno li sa sin da prima e non deve fare una prima stesura e poi rimettere in discussione le scelte iniziali, perché il come si sviluppa condizione, ti costringe a fare delle scelte diverse, no? E poi a tornarci su e poi di nuovo e poi di nuovo e poi di nuovo. In questo caso, in alcuni casi invece semplicemente non c'è proprio il tempo di leggerlo. Anche questa è una cosa un po' miope, un po' sciocca, perché uno invece se lo prende questo tempo e poi quella prima stesura è già un po' più vicina a quella che sarà la stesura definitiva. Invece no, uno fa una prima stesura e non sa dove va a parare, la fa senza rete, poi quando ci torna su deve cambiare delle cose sin dalla prima pagina perché ci sia coerenza tra la prima e l'ultima. Quindi, poi c'era un altro problema, è che Lorenza voleva togliersi da mezzo questo libro, perché c'era una cosa che incombeva, che tra un po' ora è ufficiale, si può dire che ora sbarca nelle vostre librerie, i vostri palchetti, e che yoga! Non mi sono tolto di mezzo. Sì, io perché mi dipendo, yoga non mi sono... è stato tradotto da Lorenza Di Lella e Francesca Scala. Per fortuna lo aspettiamo tutti. E mi dava molta ansia, perché Carrer è stato tradotto sia da traduttori, prima Teoria, poi Einaudi, poi Adelphi, e quindi da Maurizio Balmelli, Bergamasco mi pare o Margherita Botto credo Margherita Botto, e i libri Adelphi sono stati tradotti da Maurizio Balmelli, da Bergamasco, il cui nome di battesimo adesso non ricordo, Francesco. E poi da Francesco Bergamasco, da Lorenza e Federica Di Lella, da Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio, tutte le combinazioni sono state fatte da Lorenza Di Lella e Maria Laura Vanorio, da Lorenza Di Lella e Francesca Scala. Manco sto io all'appello, io ancora questo piacere di tradurre Carrere non ce l'ho avuto, perché mi spaventa. Mi spaventa un po', anche perché sono sempre dei porpettini, quindi sono sempre sono così, yoga è così, ogni check è così, la principessa lo sa, che citazione è questa, se ci fosse l'osso, ogni check è così, e miseria e nobiltà quando fingono. sono libri lunghi, allora io le nottate le facevo prima, ma ora non c'ho più voglia di farle. Invece Lorenza e le altre sono più, si sa, le donne sono più forti degli uomini. Ancora è una cosa che gli piace tanto a queste colleghe, di fare le famose nottate, no? Di eliminare il sonno. Quindi poi alle 6 di mattina, alle 7 di mattina si trova già pronto, bello sveglio e fresco, per andare in ufficio, a scuola, dove deve andare, va così, con tranquillità. Io no, però io invece voglio dormire. E beh, che cosa stai traducendo? Lorenza, non lo so. Giuseppe, io sto traducendo. Abbiamo già saputo che esce Carrer, quindi insomma che aspettiamo tutti, quindi... Lorenza ora con sua sorella sta traducendo un'altra cosa per Preistorica, ma non si può dire chi è, credo, non si può dire, non si sa. Non è un altro Venezia. Se Finardi ci autorizza, diciamo almeno il nome dell'autore, e io sto traducendo un Klossowski a quattro mani con Ezio Sinigaglia, e poi in contemporanea un noir, non posso dire questo davvero di chi è, per nutrimenti, un noir però dei tempi d'oro del noir, quindi un noir vintage, e un autore per Einaudi, sempre a quattro mani con Sinigaglia, ma quello neanche si può dire, perché io non avendo istruzioni... Poi... Dicono dalla regia che si può dire, Giuseppe. Ah, si chiama Aubert. Il titolo è semplicemente Kurz, con un riferimento trasparente a Conrad, che però non si può dire perché c'è questo riferimento. No. Comunque, è un autore che fanno loro... Non facciamo spoiler, dacci il tempo di tradurlo. Klossowski non è non facciamo spoiler.
Non facciamo spoiler. Tra l'altro io ho ricevuto anche la prossima uscita di Preistorica, ma non dico niente fino a che non esce, quindi la teniamo nascosta per noi. Allora, che chiedervi più? Intanto chiedo se c'è qualcuno che vuole fare domande, so che c'è una nostra socia che ogni tanto si diletta a fare traduzioni, io non lo sapevo, so che ci sta seguendo, quindi ecco, se vuole fare qualche domanda. Ma voi non ve la siete fatta quindi una partita Scrabble? No, dopo Giuseppe, tutto ha ragione, appena no, vieni a trovarci, con la pandemia, siamo a distanza, purtroppo. E che noi questo libro l'abbiamo fatto in pieno lockdown, senza poterci vedere mai, anche perché invece qualche perché volta a Napoli il confronto dal vivo, anche, cioè delle volte riusciamo a trovare il momento di confrontarsi faccia a faccia sulla stessa scrivania, perché la vita con le reale, a parte la traduzione, l'editoria, e la pandemia e la virtualità. Cioè, prima della catastrofe ci vedevamo molto spesso, perché io vengo spesso a Napoli, siamo molto, è stata Maria Laura Vanorio che ci ha fatto conoscere, quindi siamo un gruppo anche con Francesca e con gli altri molto, molto affiatato, perché ci vediamo a prescindere dal lavoro e dal tradurre. Facciamo anche comunque vite simili, perché siamo tutti, quasi tutti tranne Francesca, siamo tutti traduttori e insegnanti. E addirittura siamo tutti traduttori, tranne Laura, che invece non so come faccia, che non ha un part-time, siamo tutti traduttori e insegnanti part-time. Mezzi insegnanti, così. Solo e siamo tutti insegnanti part-time, ma di medie, una metà del gruppo è insegnante di scuole medie, perché abbiamo scelto un lavoro rilassante. Un lavoro rilassante in questo momento, in particolare un po' dentro, un po' fuori, la didattica in presenza, a distanza, oppure con le prime in presenza ma con le seconde a distanza, oppure mista, perché alcuni sono collegati da casa, qualcuno altri sono in presenza, e tutto questo è molto riposante. E quindi poi quando si tornerà in presenza, quando saremo usciti dal tunnel, cioè verso il 2028 più o meno, saremo tutti senza mascherina, poi sarà una cosa di estremo relax, perché comunque i ragazzini delle medie, si sa, sono tranquilli, no? Quindi poi, specie usciti da questo inferno, usciranno ancora più pazzi e ancora più indemoniati di quanto non fossero prima, e quindi una vita di a quel punto noi andremo in pensione a quel punto, ma non sappiamo se ci fanno andare in pensione prima. Chissà, per quelli che hanno fatto la didattica, che hanno fatto la scuola in pandemia, c'è questo. Che per quelli della pandemia, avete avuto questa sventura, andate un poco quei 7 anni prima. Chissà se versi 59 anni si può andare. Come si suol dire, siete invecchiati di 10 anni in un anno, praticamente. Io senz'altro. Mi vedete così pesto, però avevo un'aria... Veramente, se mi scambiavano per un alunno mio quando andavamo in gita scolastica, non mi distinguevo dai 13 anni. Anche Lorenza non era così, non era quest'aria così afflitta, era più fresca, era quest'aria così pallida, il colore della maglia, il colore dell'incarnato, secondo me, quest'aria livida. La maglia è bianca e rossa. Illuminazione, che il rosso, si vede color viola appassita, Sì, sembra un rosato. È bianca e rossa. No, tu sei messo in un modo tale che sembri color carne, sembra. Dove mi devo mettere? È la luce. È la luce. Tutto che sei così filmmaker, così brava fotografa, non hai curato la fotografia della... No, ho curato un effetto scenico, questo del chiaroscuro sulla faccia. Fidati. Stiamo dicendo solo scemità, perché non ci sono domande. È passata un'ora e quindi siamo già da un'ora comunque a chiacchierare. Pubblico, sì. Ecco, vedi, però da dimostrazione di quanto siete affiatati, effettivamente. Intervenuto il tirannosauro, hai visto il tirannosauro? Esatto, a parte gli scherzi, visto che vieni spesso a Napoli, allora ci verrai a trovare, ovviamente, e che dirti? Io, vi ringrazio.
faccio vedere nuovamente il libro di cui in teoria avremmo dovuto parlare e poi ci siamo un po' persi, Fila dritto, gira in tondo, pubblicato da Preistorica Editore. Questa copertina bellissima, che è la bocca della verità squarciata dal titolo. Infatti, vediamo se riesco a farla vedere, che non mi vedo io, ok. Che ovviamente consiglio, perché è davvero davvero interessante, ricco di spunti. Io adesso non ricordo il nome dell'artista che ha realizzato un'opera dalla quale tratta la copertina, ma sicuramente ce lo scriverà in chat da Maria Finardi. Volevo ringraziare in modo particolare Camilla Corsellini, che ha avuto la pazienza, certo, Camilla, tra gli eventi e tutta la stampa e il web per Preistorica, che ha avuto la pazienza di organizzare questa presentazione, e anche lei è una cara amica, che spero di al più presto. Assolutamente, la saluto anche io. Ricordo che qualche giorno fa mi ha chiamata tutta preoccupata: Viviana, ma ti ricordi che non c'è l'autore, che ci sono solo i traduttori? Proprio nel panico, ma insomma, ecco, ci hanno dato l'indizio che Elisa Ruberti. Tecnica aerografo è quel quadro, che ha questo sfondo rosso pompeiano e poi al centro questa bocca della verità. Tra l'altro io e te, Viviana, ci vedremo tra non molto, io non parlerò, però sarò spettatore di un incontro che farete con Terra Rossa, se ho ben capito. Ma non mi ricordo che data è, non me lo sono scritto perché non devo parlare. Te lo scrivo, ma perché a questo punto non partecipi? Siamo io e l'editore. Sì, posso collegarmi giusto per lei. Ecco, la cosa che mi piace tanto è leggere. Noi questo non abbiamo pensato di fare. Vedi, io me l'avevo pure segnata alle pagine. Vabbè, faremo delle clip che poi metteremo online, leggeremo due pagine. Io non so fare bene le inquadrature, però a leggere quella è una cosa che non riesce bene. Posso leggere due mezze pagine di Sinigaglia quando lo presenteremo con Giovanni Turi, e poi è un editore che indozzina lo strega con Daniele Petruccioli, ma infatti non lo sai, è una doppia presentazione, ci sarà anche Daniele Petruccioli, quindi Sinigaglia e Petruccioli praticamente, quindi insomma dai, devi partecipare anche tu. No, ma io partecipo, faccio domande difficili su Facebook. Grazie a tutto il pubblico napoletano. Va bene. Grazie mille, grazie a voi, e ci vediamo presto sicuramente. E niente, vi invitiamo ovviamente da Justo a Napoli, continua a sentire sempre meno. Quindi grazie a tutti. Grazie a te, Viviana, grazie a Io ci sto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.